Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi, giovedì 8 luglio. Il sole sorge in Puglia alle 5:27 e tramonta alle 20:28, in Basilicata sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:36, in Molise sorge alle 5:29 e tramonta alle 20:43, la Luna sorge alle 1:58 e tramonta alle 17:23 e la fase lunare l'ultimo quarto. Oggi la Chiesa festeggia i santi Aquila e Priscilla, sposi e martiri, discepoli di San Paolo. Erano due coniugi giudeo-cristiani molto cari all'Apostolo Paolo per la loro fervente e molteplice collaborazione alla causa del Vangelo. Aquila, giudeo originario del Ponto, trasferitosi in tempo imprecisato a Roma, sposò Priscilla. L'Apostolo intuì subito le buone qualità dei due coniugi quando chiese di essere ospitato nella loro casa a Corinto. I due lo seguirono anche in Siria fino ad Efeso. Alcuni identificano Priscilla con la vergine martire romana Prisca e Aquila con qualcuno della gens Acilia, collegata con le catacombe, perciò i due sarebbero martiri per decapitazione. Oggi inoltre si festeggia San Palmerio. Chi compie gli anni oggi? Auguri all'attrice cinematografica e regista statunitense Angelica Houston, che compie 59 anni, alla cantautrice Donatella Rettore, che compie 55 anni, e all'attore e regista statunitense Kevin Bacon, che ne compie 52. Cos'è accaduto l'8 luglio? Nel 1776 viene mostrata per la prima volta al pubblico a Filadelfia la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, firmata il 4 luglio. Nel 1904 in Italia la legge Orlando estende l'obbligo scolastico da 9 a 12 anni, ma avrà scarso successo a causa delle poche scuole presenti nei comuni italiani. Nel 1947 il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509 gruppo bombardiere avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. E infine nel 1978 Sandro Pertini è eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. In piazza Plebiscito a Noci oggi ha inizio alle 21 uno spettacolo di grande fascino con le più colonne sonore dei cartoni animati di Walt Disney, Pinocchio, il Re Leone, gli Aristogatti, Mary Poppins e molti altri. Protagonisti della serata il civico coro di Voci Bianche di Noci e l'orchestra giovanile del Conservatorio di Musica di Matera. Dopo una giornata passata dentro le scarpe, spesso i vostri piedi hanno tanto bisogno di un bel bagno rinfrescante. Innanzitutto immergeteli nell'acqua calda per 10-15 minuti, a cui potete aggiungere, se volete, dei sali. Massaggiateli dolcemente e profondamente con generose quantità di succo fresco di limone. Li sentirete presto decisamente meglio e anche la loro pelle ne trarrà giovamento. Alla fine risciacquateli con acqua fredda corrente e poi asciugateli bene. Prima di salutarci, il proverbio del giorno. Amato non sarai se a te solo penserai. Io vi do appuntamento domani mattina con il nostro almanacco del giorno su Antenna Sud e che torna anche sul nostro sito www.antennasud.com. Per contattarci invece fate riferimento al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Arrivederci e buona giornata.